Ciao a tutti! Oggi sono qui per fare un video tag davvero 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 bello che ha ideato Nadia di De Dolci Luna e si chiama Il mio capitale in cucina. Mi ha taggato sia Nadia di De Dolci Luna sia Margherita di In cucina con Meg. Vi lascio il loro link sotto nell'info box. Ho qui sul telefono le domande e quindi iniziamo subito. Prima domanda: qual è l'oggetto più costoso che hai acquistato per la cucina? Penso che la risposta sia così per un sacco di gente. Comunque, l'oggetto più costoso che ho acquistato è stata la mia planetaria. Mi sono spostata davanti alla planetaria per farvi vedere tutto. Ovviamente questa planetaria voi l'avete già vista un sacco, sacco, sacco di volte, però volevo spiegarvi un pochino com'è. Allora, questa qui è una Kenwood, come c'è scritto qua è Major Premier, e il numero della Kenwood è KMM770. Allora, questa qui ha una capacità di 6,7 litri. In dotazione ti danno, allora vabbè, la planetaria con la ciotolona, poi ti danno allora il paraschizzi che tu prendi, si apre così e si mette qua sopra, poi ti danno insieme il gancio, la frusta a cappa. E poi faccio vedere insieme, vi danno anche, faccio vedere pesantissimo, vi danno anche questo qui, che è il frullatore termoresist. Praticamente si dovrebbe tipo apri, vabbè, si apre qua, adesso non ci riesco perché con una mano sola non ci riesco, si apre qui e questo qua è questo si incastra qua sopra. Insieme alla planetaria mi sono dimenticata di dirvi che danno anche questa bellissima spatolina che però a me, continuando a usarla, si è già un po' rotta. Poi mi sono spostata qui per farvi vedere che se lo richiedete vi mandano anche il ricettario con tutte le ricette. Prima vi spiegano un po' che cosa può fare il frullatore. Vedete, il frullatore può fare il patè, le zuppe, le salse, la maionese. Poi vi fa vedere anche tutte le altre. Poi ci sono anche tutte le ricettine. Poi vi danno anche questo qui per appunto richiedere il ricettario, perché lo si deve richiedere. Infatti, vedete qua non c'è più la cosa perché l'ho richiesto. È arrivato dopo un po' di tempo, però. E dal valore di 30 euro ve lo danno gratis se lo richiedete. Io l'ho presa da 1 euro nel negozio online. Questa qui costa 429, mi sembra 429 euro o 4, vabbè, sui 400 euro, comunque ora non mi ricordo bene il prezzo, però io l'ho pagata 329 perché era in sconto. E questa qui è la mia planetaria con tutto quello che danno insieme. Seconda domanda: qual è l'oggetto che utilizzi più spesso? Allora, che utilizzo più spesso sono sicuramente è questa ciotola qui, o comunque qualsiasi ciotola in generale, come anche queste qua che uso per mettere dentro gli ingredienti. E questa qui appunto la uso per impastare tutto. Io le ciotole le amo, ne ho tantissime a casa, continuerò a comprarle perché mi piacciono tantissimo e penso che sia questo l'oggetto che utilizzo di più. Terza domanda: qual è l'oggetto di cake design più professionale che hai? Allora, l'oggetto di cake design più professionale che ho è questo qui. Me l'ha regalato il mio ragazzo 2 annetti fa, più o meno, sì, giù di lì, e perché ero entrata in fissa con il cake design. E praticamente avevo visto questo qua e lui ha detto: ma sì, dai, te lo regalo. Allora me l'ha regalato e ci sono tutte queste utensili, attrezzini per appunto fare il cake design. C'è il bowl tool, questo qui, per fare a forma di conchiglia.
li ho usati e sto anche pensando di ricominciare a fare qualcosa col cake design, quindi utilizzerò di nuovo. Sì, penso che questa sia la cosa più professionale che ho, e della marca Wilton, se a qualcuno può interessare. Poi, qual è l'oggetto più vecchio che hai e qual è quello più nuovo? Allora, quello più vecchio che ho preso è questo sbattitore qui, che avete visto praticamente in tutti i miei video. Forse anche questa è la cosa che uso più spesso anche. Lo sbattitore è della Moulinex, è praticamente quasi più o meno sui 30 anni questo sbattitore qui, funziona ancora, che è una meraviglia, non ha mai dato segni di cedimento, è davvero buono buono buono. Infatti quando si romperà sarò molto triste. È bello il mio sbattitore. Invece quello più nuovo che ho comprato una settimana e mezzo, due settimane fa, è questo qui, che vedrete anche nel video haul che farò tra un mesetto più o meno. E questo qui non lo muovo tanto perché ho visto che vi acceco, è uno stampo per mini plum cake. Allora, quinta domanda: biscotti a forma di qualsiasi forma, davvero io ho tantissime forme, come allora ho portato un po' di forme, queste sono solo uno dei sacchetti, tipo qui ho un sacco di forme a fiorellino, ho anche questi qua a espulsione, sono davvero carinissimi, oppure anche forme di tutti i generi, qua ho tutte le mie forme più varie. Ho per esempio una forma a forma di puzzle, bellissima, ho a forma di piede, bella questa è carinissima, a forma di piede, anche questi qua, sempre espulsione, che mi ha regalato una mia amica, a forma di carota, bellissimi. Comunque anche questa, cavalluccio marino, poi io le ho visto anche a forma di cuore, a forma di stella, a forma di animale, qualsiasi forma, io amo tutte le forme per i biscotti. Poi, sesta domanda, qual è l'ingrediente che non manca mai nei tuoi dolci? Allora, questa domanda ci ho pensato un po' e alla fine sono giunta alla risposta che sono le uova. Nella maggior parte delle mie ricette ci sono le uova, perché a volte magari la farina non la uso, a volte lo zucchero posso anche non usarlo, quindi assolutamente le uova non possono mai mancare. Poi vabbè, ovviamente ci saranno anche dei dolci dove non uso le uova, però la maggior parte uso quelle. Settima domanda, qual è l'oggetto più inutile che tu abbia mai acquistato? Allora, avevo pensato a diversi oggetti che però in realtà non erano inutili, ero solo io che non li avevo mai usati. Però poi mia mamma mi fa, devi assolutamente far vedere questo. Lo sbucciamela che vi avevo fatto anche vedere nel video dei regali di compleanno. O sono io che non lo so usare, non riesco a farlo, non riesco a sbucciare le mele con questo affare qui. Allora io non so se metto male questo coso, perché a parte che le istruzioni non è che si capiscano moltissimo, fatto sta che io sbuccio, ma si sbuccia tipo a metà, si taglia a metà, si sbuccia solo un pezzo così, l'altro rimane. Non ne ho idea, forse le mie mele sono strane, non lo so. Questo coso non funziona, quindi è la cosa più inutile, era solo un capriccio perché era troppo carino e quindi mia mamma me l'ha comprato, fatto sta che è assolutamente inutile. Poi, ultimissima domanda, qual è l'oggetto che ti sta più a cuore? Allora, in realtà tutti gli oggetti che ho per la pasticceria li amo, cioè non li darei via neanche se mi pagassero, io sono troppo affezionata alle cose che compro, però se devo essere sincera la cosa a cui tengo di più è la planetaria o comunque tutti gli oggetti della Kenwood, come per esempio la gelatera che mi ha regalato il mio ragazzo.
oppure il Triblade con tutti gli accessori che ha sempre mi ha regalato il mio ragazzo. Sono cose comunque costose e cerco sempre di tenerle il meglio possibile. Quindi tengo a tutto, ma principalmente a quelle cose lì. Niente, il video tag è finito. Ora voglio taggare qualcuno. Mi sono segnata i nomi qua, perché ogni volta mi dimentico qualche nome e mi maledico. Quindi me li sono scritti. Allora voglio taggare Camarta MC, Polvere di riso, Doll Makeup 21, Bea Usaki, Le ricette dell'amore vero, Giulia Sansone e The Queen of Beauty. Perché comunque ci sono ragazze che appunto hanno proprio un canale di cucina, altre invece che si dilettano a volte facendo qualche ricettina, e quindi ho voluto taggare anche loro. E poi taggo anche chiunque voglia farlo e che io non ho taggato. Sono tutti liberissimissimissimi di farlo, perché comunque è un tag che possono in realtà fare tutti, non solo chi ha un canale di cucina. Quindi ringrazio Nadia e Meg per avermi taggato in questo video, spero che il tag vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!